Quello che in pratica io cerco di fare è lavorare con materiali naturali, materiali che la natura mi suggerisce in qualche modo, perché fondamentalmente la natura è piena di materiali che hanno una grande forza e una grande energia. E quello che cerco di fare è semplicemente sfruttare questa energia che già è lì, che già è data, per mostrarla al mondo sotto forma di arte, cercando di sensibilizzare l'uomo contemporaneo che non è molto abituato a quello che è naturale, ma siamo più circondati dall'artificio. I materiali che sono stati adoperati qui sono prevalentemente il gesso e la pietra in questo primo lavoro, questo qui a sinistra. Mentre in quest'altro qui c'è la carta. In entrambi i casi ho cercato di adoperarli in modo tale che il tutto potesse in qualche modo essere ricollegato al caso della natura, o comunque qualcosa che è stato modificato dalla natura, un po' magari come un sasso che è stato per secoli in riva al mare. Ricollegandomi al Codice Italia, tutto quello che può essere la storia anche dell'Italia, vista proprio come un'origine naturale più che un'origine classica. Il mio ritorno primordiale più che culturale, non c'è una statua classica, non c'è un rinascimento, è qualcosa che è avvenuto ancora prima, praticamente la chiave di tutto a mio avviso.